Una bella giornata di sole e tanta voglia di mettersi in gioco. Nella giornata di ieri, domenica 14 aprile, le vie del centro si sono riempite di persone che, nonostante il caldo, hanno corso e camminato insieme per Vivi Città. Una bellissima giornata di sole qui in Piazza Brin, partenza ufficiale con 1800 partecipanti. Quindi meglio di così non si poteva sperare. Grazie a tutti i volontari WISP e a tutto lo staff di Vivi Città. La manifestazione sportiva ha coinvolto tante persone che con scarpe da ginnastica e abbigliamento sportivo hanno tagliato il traguardo con famiglie, anziani, bambini e amici a quattro zampe. Anche la solidarietà ha avuto un ruolo centrale, grazie allo sport e all'impegno di tanti volontari, che hanno reso possibile il raggiungimento di grandi obiettivi a favore di chi ha bisogno. L'associazione TV6 era presente con uno stand e con tanta voglia di aiutare. Una bella giornata, TV6 è presente, abbiamo qua la nostra lotteria e abbiamo fatto sold out anche oggi, quindi TV6 fa il record di sempre con Lotto con lo Spezia, superiamo i 5.000 euro di donazioni per la pediatria. Ringraziamo la WISP che ci ha ospitato in questo Vive Città che è straordinario, 40 anni di storia della nostra città e di vivere in maniera diciamo diretta e camminando le proprie vie. E ringraziamo lo Spezia Calcio. L'appuntamento è martedì sera per l'estrazione. Viva l'WISP, viva TV6 e viva la solidarietà. Con tanta vivacità e con la voglia di accettare le sfide ha concluso il percorso anche Paola, classe 1929, che porta avanti le sue passioni con tanta dedizione. Le edizioni di visita sono tre, questa è la terza. Ho fatto molte camminate in montagna, anche abbastanza lunghe. Ora mi sono un pochino calmata e faccio qualche camminata. Lo sport è per tutti e non ha età, e questo è il messaggio della manifestazione e l'associazione 50 e più La Spezia ha scelto di premiare i corridori competitivi e non più esperti. L'associazione 50 e più, l'associazione che in città ormai è conosciuta per la sua attenzione verso la figura dell'anziano, ha approfittato di questa occasione per l'ennesima volta dar significato, valore a quella figura che noi chiamiamo anziano, ma che direi terza età con tutte le sue caratteristiche, e ancora la capacità di partecipare a attività sportive. Noi oggi siamo qui volentieri per sponsorizzare, quindi premiare la figura della persona anziana che partecipa a queste manifestazioni.